Salve cari e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo avanti con Hogwarts Legacy. Io vi invito a lasciare un like, a commentare e a condividere il video. E se vedo che la serie vi piace e andrà bene, probabilmente potremo anche continuarla. Se no, niente. Andiamo dentro. Forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse è meglio. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tu. È veloce a leggere, professore. Oh! Mancano delle pagine. Sembra che manchino alcune pagine. Sì. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Già. Ciao caro! Anch'io caro, oggi sono stato distrutto, oggi stamattina ero fuori, sono stato fuori tutto il giorno. Sono tornato a casa, ho registrato due video e ho montato la live di FIFA e i due video. Ho finito che erano tipo le 5. Sono morto, sono stanchissimo. Infatti stasera faccio una live ma non so se mi dilungo troppo. Giorgio era morto, vero? Mi ero dimenticato della morte di Giorgio. Certo. Capisco. Mentre lei non c'è, cercherò di ottenere maggiori informazioni sulle patine. Bene. Non trascuro. Chiama. Anche erbologie e pozioni sono importanti. Che bella l'erbologia. Anche le pozioni. Maroni. Andiamo, dai. Pronto a coprirti di là? Sì, sono pronto. Certamente. Allora. Potrei far no, quindi potrei combattere da solo, però se non mi sbaglio sono 4 gli avversari, non sono pochi. Beh, anche l'altra volta erano 4, li abbiamo vinti. Combattiamo con Sebastian. Stupaficium. Belli che erano lì fermi che non fanno un cazzo, interessante sta cosa. È vero, l'incendio fa schifo. Signorina, mi dica, ha bisogno di qualcosa? Un caffè? Signorina, mi dica, ha bisogno di qualcosa? Lumos! Signorina! Signorina! No, la signorina non si muove. Vabbè, mi diverto io. Signorina! Ha ucciso la signorina. Che trionfo! Hai vinto il torneo! È solo l'inizio! Sono solo all'inizio. Se gli esperti di duelli di questa scuola non sono abbastanza per te, forse dovresti trasferirti ad un'altra. Sarebbe figo che ci fossero anche le altre scuole, eh? Sarebbe un gioco immenso. Vabbè, accetto anche la missione di Arn. Perché anche lui è uno che vende. Vabbè, dobbiamo andare a uccidere dei gnomi, ve lo dico io. Perché gli hanno rubato la roba. La vedo brutta, ve lo dico subito. La vedo parecchio, parecchio brutta. Ah, loro sono a livello 10. Scusa, io chi a livello sono? Ah, è il 7. Ecco, sono al 7. Come farò a battere dei 10? Che non ho neanche magie utili? Raga, ci proviamo. Non ci riusciremo, ma ci proviamo. We'll be right back.
ne mancano due. Oh, ce la siamo cavata comunque, eh. Avevamo due magie in croce. Ok, fatto. È stato abbastanza semplice. Devo aprire qui. Questo, se non sbaglio, c'è uno scrigno. Un berretto! Oh, attenzione! Abbiamo trovato un berretto! Salve, arrivederci, eh! Quelle sono le merci del coso. Del coso che stanno andando da... stanno tornando dal padrone. Un mantello e un cappello abbiamo. Andiamo subito a vedere. Allora, intanto proviamo a vedere... Ti dirò! Ti dirò! Non mi dispiace. Una bacchetta così non mi dispiace. Un cappello, in realtà il cappello non l'abbiamo ancora mai sbloccato, quindi eccolo qua. Che cazzo è? Ma è bellissimo! Si muove! Si alza! Eh beh, bello è bello, eh. Forse qua c'è una missione secondaria che facciamo subito, perché tanto è veloce. E faremo i figli di puttana nella missione, ve lo dico. Tanto è una cosa molto veloce. Non c'è nessun motivo per farli, figli di puttana, ma lo faremo. Qua vi skippo, praticamente lei... So, gli sono morti tipo dei parenti e vuole che recupero delle cose che sono nel lago. Ho seguito le indicazioni e mi sono immerso nel lago nero. Hai trovato? Potrei dire sì, eccolo, sì, e sarà tuo al giusto prezzo. Oppure sì, ma lo terrò io. Gne gne. E mi sa che lo faccio. In realtà mi appartiene. Bene. Ah, ok, combattiamo un po'. Ecco, questa cosa è molto importante, visto che anche nella live scorsa dicevano il gioco l'hanno accusato di essere, cioè che non ci sono coppie di fatto, comunque lei è sposata con una donna. Lo dirà dopo, ma ve lo dico io adesso. E io l'ho fatto. Ok, è morto. Ne arrivano altri, eh. Sennò sarebbe stato troppo facile. Guarda che bello, voglio quel vestito lì io. Stupaficium. Che vuoi fa? Ma che vuoi fa? Ma con chi credi di avere a che credi? Troppo easy. Signora? Salve. Questo non mi ricordo. Cornacchia? Lo conosco. Andiamo. Lo conosco. Però io non me lo ricordo in questa missione. Cioè, me lo ricordo, ma non in questa missione, io.
Ah, ok. Poi magari faremo anche quello. Ci passiamo davanti perché abbiamo finito. Qua dobbiamo metterci. Sì, i corvi. Sì, questa missione c'è perché noi siamo Corvo Nero. Ecco perché c'è. Oh, che cazzo succede? No, cornacchia! Attenzione. Ci vediamo. Allora, vi racconto quello che ho passato io con l'altro mio personaggio che è Serpeverde. Abbiamo sempre incontrato Richard, ma chiaramente la missione non era questa. La missione, se non sbaglio, era dovevi entrare dentro una grotta, dovevi mettere tipo, dovevi incontrare un gnomo, un elfo, sì, un elfo. Dovevo entrare dentro una grotta, usavo il pane per aprire la porta della grotta, cioè la mettevo su un piedistallo e si apriva la porta della grotta. Entravo e dentro trovavo Nick, Siri, Nick, Richard. E quindi dovevo andare in questa foresta, entravo dentro, sì, dentro questa foresta, dentro questa grotta. Non c'era assolutamente niente dentro questa grotta a parte Richard. Mi diceva che non mi ricordo quello che stavo cercando, però mi diceva che lui non ce l'aveva, che dovevo andare a cercare da un'altra parte. Dicevo all'elfo che non ce l'avevo, andavo a cercare da un'altra parte quello che dovevo andare e non posso dirvelo, perché penso che è quello che dobbiamo fare adesso. Dovrebbe essere qua la foresta proibita. È lì l'entrata. Sì. Allora, qui bisogna usare il Lumos. Oppure no? Non mi ricordo, penso qui. Esatto. Vabbè, lasciamo stare. Vedete queste candele che spawnano? Voi dovete venire qui di notte, fare l'humus e ci sono le candele che spawnano. E poi le seguite nella foresta. Arrivate qui, fate arrivare le candele qui e qua vi dà un forziere con dentro una sciarpa. Missione conclusa. Incontriamo Richard che ci insegna l'Expelliarmus. Eccolo. È un po' difficile da vedere, è un fantasma. Ah, ok, sì, la missione più o meno è simile a quella che vi dicevo io. Ci deve portare in un posto, non può venire con noi, dobbiamo praticamente andare a incontrare il suo corpo. Cioè, e lui non vuole rivederlo. Quindi ci andremo poi da soli. E lì c'è non dico un premio che ci piace, però giustamente per la trama è importante. Aspetta, sblocchiamo un attimo questa roba qui. Aspetta, la sblocca automaticamente. A posto, non vuole venire, andiamo per i cazzi nostri. Bello sto portale. Cioè sto portale, sta porta in generale. Andiamo. E invece oh, io sapevo che avresti condotto, ehi. Oh, mortacci vostri.
su. Quindi adesso cosa pensi di fare? Sei da solo, amore mio. Adesso? Easy. Come vedete stiamo tirando su parte del ponte, parte del ponte. Se non sbaglio dovrebbe essere tipo 3 le parti del ponte. Dai, madonna! A parte che ce n'è un altro, ce n'è uno anche là. Mi dimentico sempre di quello là su in cima. Anche la prima volta ci ho messo un'ora perché prendevo solo quei due lì. Mi ero dimenticato che c'era quello lassù in cima. Siamo a 2. Cioè, più forti, nel senso... Oh, cazzo! Via, via, via! Ah, meno male. Ho visto dopo che mi stava attaccando da sottoterra sto stronzo. Stupefaction. Ecco, stavolta ma... addirittura! Mi ha dato un colpo che mi ha buttato dietro. Ma... Allora, ancora sti cosi blu. 1, 2 e 3. Vai. E il ponte dovrebbe essere completo. Sì! E questo è il cadavere di come si chiama del fantasma di Richard. Queste sono le pagine mancanti dal libro che abbiamo preso la volta scorsa e ce le siamo prese. Il problema è che mo, ecco appunto, si attivano tutti. In realtà non si sono attivati tutti, quelli in fondo ancora non si sono attivati. A posto. Ora spawnano, cioè spawnano, si attivano quei 3 che sono un pelino più grossi e vi dico che non può, non funziona accio contro di loro, come vedete. E loro saltano. Vabbè, però se si attiva una alla volta, un fulmine li possiamo, quello possiamo killare con un fulmine, no? Ok. Ok, niente. Però adesso niente di troppo emozionante. No, non possiamo farci tutta sta roba, raga. Ah! No! Che cazzo! Volevo provare a bloccarlo, poi ho visto alla fine che non potevo sulla sua mossa. Morto. Ma quella è acqua? Oh cazzo. Ma moriamo affogati. È finita, ragazzi. Siamo morti affogati. E invece una barriera ci mantiene vivi. Nel senso, in realtà ci mantiene, cioè c'è l'aria dentro, quindi non moriamo. Che sala è questa? Sono 3 quadri. Eh sì, 3 quadri. Però sono vuoti. No, 4 quadri. Sono 4. Ok. Un signore che abbiamo già visto. Lo conosciamo, il Percival. Il signor Percival. Andiamo a sentire quello che vuole. Qualcuno ha detto. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Ho la stessa età che lei e Isidora Morgan. Accadevate quando siete arrivati. Esatto. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa.
Esatto. Di vedere tracce di magia antica? Sì, signore, è così. Come avrai già capito, grazie alla nostra abilità, abbiamo una relazione unica con tutte le forme di magia. Possiamo accedere a espressioni di magia precluse agli altri. Ti si presenteranno delle occasioni per affinare questo raro talento. Non sprecarlo. Ok, professore. Lo farò, professore. Grazie. Abbiamo molto di cui discutere. Ma prima, ciò che ti ha condotto qui è una mappa trovata in un certo ok. Posizionalo sul piedistallo. Non ce l'ho. Libro con me, sì. È un vero peccato. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione finché non sarai tornato con il libro. Ok. Vado a prendere il libro. Prendere il libro. Ok. Ecco, abbiamo sbloccato i talenti. Questi sono i talenti. Chiaramente incantesimi, arti oscure, principali, furtività e stanze nelle necessità. Io vi dico la verità, stanze nelle necessità non l'ho mai usato. Furtività ne ho tipo 2 su 3, no su 4 come vedete. Abbiamo 7 punti disponibili. Adesso che abbiamo i talenti, ci manca solo da fare una cosa. A parte uscire. Equipaggiamo. Vediamo come siamo belli adesso. Questo non lo possiamo mettere. Che belli che siamo! Questo ci rimane per forza, troppo bello. Avevo detto che volevo stare senza, ma è troppo bello. Troppo da vecchio. Fighissimo, fighissimo. Spero che la live vi sia piaciuta. Ci vediamo martedì con FIFA. E io spero che questo video, che il video che uscirà chiaramente da questa terza puntata di Hogwarts, terza puntata di Hogwarts Legacy, vada bene. Se vedo che il video non va, regà, non ha senso continuare Hogwarts Legacy. Mi dispiace, ma non ha senso. Quindi, grazie per la compagnia. Ci vediamo martedì. E poi chiaramente sul canale, perché oggi ho registrato una marea di roba che vedrete sul canale la prossima settimana.